Max, a Bari ti abbiamo intervistato, eri appena stato eletto miglior giocatore dell'anno dai lettori di Volleyball. Questa volta gli allenatori di Serie A ti hanno premiato come miglior giocatore in assoluto. Intanto hai vinto lo scudetto, hai fatto triplete, sei veramente l'ago della bilancia. Meglio di così non poteva andare, veramente. Ma sì, diciamo, i premi individuali fanno piacere, ma poi è questo che conta. Sono importanti i trofei, gli scudetti, le Coppe Italia. Noi viviamo per questo, insomma, e sono oggi sono veramente mega felice, perché secondo me lo scudetto è il top, quindi veramente bello. Quando ci avete creduto oggi, in che momento? Perché è stata una partita di alti e bassi. Sì, allora siamo partiti, buon primo set, poi nel secondo siamo partiti un po' così, contratti, con qualche errore. Quando li abbiamo recuperati abbiamo capito veramente che, insomma, si poteva fare. Eravamo partiti con questa idea, naturalmente, avevamo visto che rimanendo attaccati alla partita potevamo portarla a casa, insomma, così è stato. Sono stati bravi, un pizzico di fortuna, ma contenti. Tu sei un veterano di vittorie, però vincere qua forse la prima volta ha un sapore speciale. Io l'ho detto quando sono arrivato, mi sarebbe piaciuto essere il primo a vincere lo scudetto qui. Ci sono riuscito al primo colpo grazie ad uno staff fantastico, una squadra incredibile e a questo meraviglioso pubblico, e quindi sono veramente strafelice per tutto l'ambiente. Una dedica per questo tricolore. Sì, naturalmente al primo posto c'è la famiglia, mio figlio, mia moglie che sono qui, tutta la mia famiglia, la squadra, tutti questi tifosi fantastici. E poi la dedico a delle persone che, insomma, l'anno scorso di promesse me ne hanno fatte tante, poi non ha mantenuta neanche una. Mi ha preso in giro per un anno intero per poi mandarmi via senza degnarsi di farmi neanche una telefonata, ma con un SMS dopo 7 anni passati insieme. Quindi devo dedicarlo per forza a queste persone, devo anche ringraziarli, perché se non si fossero comportati così non avrei vinto tutto questo quest'anno.